il 20 novembre prossimo ricorre il trentennale della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Diciamo che è un evento questo al quale noi abbiamo dato ogni anno grande importanza, tant'è che in provincia di Catanzaro si sono sempre svolte in passato delle iniziative che richiamassero a questo anniversario e che nello stesso tempo richiamassero sia nei giovani che nell'opinione pubblica questo importantissimo documento. Ovviamente, essendo quest'anno una annualità tonda, ecco appunto il trentennale, gli diamo un maggiore risalto. Diciamo subito che cos'è la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. È un documento di carattere internazionale approvato dall'Assemblea dell'ONU il 20 novembre del 1989 e rappresenta il documento normativo maggiormente adottato nel mondo. Sono ben 196 gli stati che lo hanno adottato finora e l'Italia è tra questi stati uno dei primi, avendola adottato con legge 176 nel 1991. Qual è l'importanza di questo documento? È che il bambino e per bambino si intendono i soggetti dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età, quindi se vogliamo appunto bambini, ragazzi e adolescenti. Ecco, diciamo il bambino ha diritto alla tutela, non è un soggetto che deve essere tutelato perché è incapace, perché ha una età che non gli consente di ragionare o di prendere decisioni, ma è un soggetto di diritto, in quanto tale ecco, appunto ha diritto ad una serie di elementi, ad una serie di protezioni, a cominciare dal diritto alla vita, al diritto all'istruzione, al diritto ad avere tutelata la dignità e così via. Ecco, dicevo, lo celebreremo giorno 20 nella provincia di Catanzaro, ma diciamo un po' il calendario è un po' esteso perché le diverse località, diversi comuni, diversi centri si sono organizzati in giornate diverse anche per consentire la partecipazione mia o di altri elementi del comitato provinciale alle iniziative che loro avranno adottato. Per esempio il giorno 18 se ne si svolge una grande manifestazione a Chiaravalle Centrale che coinvolge i comuni del circondario e alla manifestazione sono interessati e partecipano i bambini di tutte le scuole, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria superiore, con i docenti e anche con le autorità civili, con i civili e i militari parteciperanno con noi a questa manifestazione, anche il sindaco e le altre autorità istituzionali presenti nel circondario. Il giorno successivo un'analoga manifestazione avviene a Sellia Marina, il 20 avviene a Taverna. In moltissimi casi, come appunto a Taverna, vengono coinvolti i baby consigli comunali e i sindaci dei ragazzi, i quali formuleranno delle proposte agli amministratori e nello stesso tempo vigileranno e staranno attenti a che le proposte che sono state già formulate negli anni precedenti siano state realizzate. C'è un coinvolgimento totale della società civile in tantissimi centri della nostra provincia, ma io sono convinto che vengono anche in tanti centri d'Italia perché abbiamo notizie al riguardo, per richiamare l'attenzione su questo importante documento e soprattutto perché quello che è enunciato, è dichiarato, è disposto in questo
documento, cioè nella Convenzione del diritto dell'infanzia e dell'adolescenza, venga effettivamente realizzato. I minori devono essere al centro dell'attenzione della società, al centro dell'attenzione degli adulti, ma lo ribadisco perché questo è il principio fondamentale della Convenzione, non perché sono piccoli, ma perché hanno diritto, perché ne hanno diritto, sono persone giuridiche che in quanto tale appunto portatore di diritti. E la giornata del 20 si concluderà in tantissimi comuni d'Italia e in tantissimi comuni della nostra provincia che io ho interpellato, che hanno dato la loro adesione, con l'illuminazione della luce blu, quindi del blu UNICEF, di un prestigioso monumento presente nelle loro città. Ecco, anche questo un altro modo per richiamare l'attenzione sui diritti dell'infanzia e sulle necessità che ci sono oggi di tutelare l'infanzia. L'UNICEF è tra le tante organizzazioni, ecco, proprio l'organizzazione voluta dall'ONU per contribuire alla realizzazione della Convenzione. Voglio dire un'ultima cosa che è estremamente rilevante oggi, nel 2020, ormai ci siamo, sono tantissime le situazioni nel mondo nelle quali i diritti dei minori non vengono tutelati. Pensiamo un pochino a quello che succede, nelle zone dove sono in atto delle guerre, pensiamo allo Yemen, pensiamo alla Siria, pensiamo a delle zone dell'Africa, pensiamo ai casi di povertà, ai casi di malattie che ci sono. Ecco, uno dei diritti, dicevamo, il diritto alla vita, ma quanti sono i bambini nel mondo che muoiono perché non hanno l'indispensabile perché possano essere mantenuti in vita? L'UNICEF si adopera per questo. Negli ultimi anni la mortalità infantile è stata quasi dimezzata, eravamo al 22% dei bambini nati che morivano entro il primo anno di vita, è stata quasi dimezzata, così come si stanno facendo passi avanti nei confronti della malnutrizione, ma ancora bisogna percorrere un lungo cammino, bisogna intraprendere tante iniziative al riguardo. Ed sono recenti, tra l'altro, anche alcuni rapporti, sia il rapporto sulla condizione dell'infanzia dell'UNICEF che rapporti di altre organizzazioni, nei quali è evidenziato che anche in Italia sta ritornando la povertà, che ci sono molti bambini, si parla di una cifra intorno al 1.200.000 bambini, ripeto, come bambini intendiamo i minori da 0 a 18 anni, che vivono in condizioni di povertà. Ecco, anche in questa direzione si sta adoperando l'UNICEF con una serie di iniziative, quasi tutte finalizzate alla raccolta di fondi per debellare queste sacche di povertà che ci sono. Voglio accennare ad una iniziativa che avremo in dicembre, dai primi di dicembre, cioè la pigotta. Cos'è la pigotta? La pigotta è una bambola di pets che viene confezionata a livello di volontariato da mamme, da scolari, da nonne, da studentesse, e che noi facciamo adottare ad un costo minimo di 20 euro. Perché 20 euro? Perché 20 euro è il costo di un kit di salvavita dei bambini. In 25 anni da che è stata adottata la pigotta, l'UNICEF, possiamo dire quindi la pigotta, ha salvato nel mondo 2 milioni di bambini. Ecco, da
da questo questa emittente, da questo sito, lancio un appello a chiunque, perché nelle settimane che iniziano proprio con il 1° dicembre, nelle piazze del loro paese troveranno la Pigotte, ecco perché ne adottassero, ne acquistassero, la acquistassero, perché sapendo che quello che lo spendono servirà per salvare una vita. Se nel loro paese la piazza della Pigotta non c'è, che si rivolgessero al comitato provinciale UNICEF di Catanzaro facendone richiesta. Ecco, io fornisco qua il mio numero di telefono personale, 339 26 52 405, mi telefonerete, mi farete richiesta, troverò il modo per farvi avere la nostra Pigotta, che avrà tanto di carta di, avrà sempre tanto di carta di identità, tanto di il logo dell'UNICEF, perché non può essere data per vie diverse, non può essere data altrimenti, troveremo il modo poi per avere da parte vostra la somma. Grazie.